Allora, iniziamo. Irish Wolfhound. Borzoi. Levriero afgano. Greyhound. Sluggy. Saluki. Whippet. Resta da scegliere appunto l'ultimo finalista nel gruppo dei levrieri. Come dicevo all'inizio, questi sono anche questi cani da caccia, cacciano a vista e vengono anche molto utilizzati nei cinomi per le corse. Abbiamo il primo, che è un Irish Wolfhound, è uno dei levrieri più grandi, originario dell'Irlanda. Il secondo è un levriero russo. A seguire un levriero afgano. E il cane che sta adesso esaminando il giudice è invece un levriero inglese. Questo è lo Sluggy. Il suo paese di origine è il Marocco. Questo è un Saluki. E concludiamo con un Whippet, sicuramente il cane più veloce sulle brevi distanze, però. Un po' come se fosse un centometrista. Un bel applauso e un giro per tutti quelli del gruppo dei levrieri: Irish Wolfhound, Borzoi, Afgano, Greyhound, Sluggy, Saluki, Whippet. Allora, premia Marco Sacchetti, assessore all'ambiente del comune di Arezzo, insieme al giudice Condò. Al terzo posto, Saluki. Al secondo posto, Greyhound. Giro d'onore, vince Afgano. Allora, i 10 finalisti nel pre-ring, colgo l'occasione di questo momento per ringraziare tutti i signori giudici,
ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, i commissari di Ring, il gruppo cinofilo Aretino, la Royal Canin, nostro sponsor. Vi annuncio già, cioè vi auguro già un arrivederci al prossimo anno per una nuova edizione dell'Internazionale di Arezzo e di Pistoia, penso. O vedremo.